Marco, siamo qua al Little Club Genoa, una bellissima iniziativa nata dal tuo portale, pianetageno1893.net, per festeggiare che cosa? Allora, noi abbiamo fatto mesi fa, noi come tutti gli anni, facciamo un sondaggio tra i lettori sul miglior giocatore dell'anno. L'anno scorso il risultato Mattia Perin. Pensando poi che Mattia Perin si ricollegava con la casa dei portieri, ossia il Little Club, allora il Little Club era giusto coinvolgerlo. Infatti hanno immediatamente gli amici del Little Club hanno subito aderito, abbiamo unito le due cose, quindi abbiamo istituito un premio, l'abbiamo premiato qui. Poi anche perché c'era quell'episodio che abbiamo scritto nel comunicato stampa, cioè che il Perin si era fatto male ed era rimasto in campo con l'infortunio al ginocchio durante Sassuolo-Genoa l'anno scorso, e quindi l'abbiamo paragonato a Deprà, che rimase nel 1924 in nazionale per un brutto infortunio anche lui che aveva subito alla caviglia. Quindi abbiamo unito le due cose ed eccoci qua. Sicuramente è un onore, è un grande, questo premio per me è un grande privilegio, soprattutto anche essere accostato a un giocatore, più che un giocatore, un simbolo del Genoa, Una leggenda. una leggenda del Genoa in questi anni. Quindi mi fa solo onore essere qui e ritirare questo premio questa sera. Ed è costato una leggenda anche un portiere della nazionale. Anche tu sei un portiere della nazionale, quali i tuoi obiettivi, anche visto le recenti scelte di Ventura? I miei obiettivi si concentrano tutti sul Genoa, cercare di fare un campionato di un livello più alto di quello dell'anno scorso, anche se queste ultime partite non coincidono con quello che noi volevamo, però l'impegno che c'è, che ci stiamo mettendo dallo staff tecnico a noi giocatori è il massimo, e siamo sicuri che possiamo fare meglio di così, ecco. Senti, quell'episodio del Genoa-Sassuolo che tu hai giocato con un grave infortunio, a ripensarci, come hai fatto? Ma non ci ripenso molto volentieri, però ero in campo e l'adrenalina probabilmente che in me è sempre alta e mi ha permesso di poter giocare 70 minuti in quel modo, ecco. Un momento del Genoa è particolare, insomma, avete iniziato bene, adesso un po' di difficoltà, cosa sta succedendo? Ma ci sono dei cicli all'interno di un anno, ci sono dei momenti in cui la squadra è più in palla, ci sono dei momenti in cui facciamo più fatica. Ci sono i momenti in cui sei l'incudine e i momenti che sei il martello. Quando sei l'incudine devi essere resiliente e cercare di trarre vantaggio anche i momenti negativi, ecco. Quindi noi probabilmente lo stiamo facendo bene perché siamo veramente un gruppo che è bellissimo, ecco. Quindi sicuramente avremo risultati. Pavo ci mancherà perché quando non c'è si sente, però abbiamo i suoi sostituti che quando comunque non c'è stato hanno dimostrato di essere all'altezza. Pavo ovviamente ci mancherà e cercherò di stare il più vicino possibile come lui ha fatto con me quando sono stato infortunato e lo aspettiamo presto in campo. Mentalmente è pesante, un doppio KO così ravvicinato, come l'hai trovato proprio da un punto di vista morale, a terra? Ma no, non è un ragazzo che si abbatte, anzi, nelle difficoltà probabilmente ci troviamo bene perché caratterialmente siamo molto simili, nelle difficoltà tiriamo fuori il meglio di noi stessi, quindi probabilmente tornerà anche più presto di quello che c'è scritto sui giornali o delle diagnosi mediche che ci sono state in questi giorni. Senti, arriva la Juve, non è mai una partita particolare o insomma è veramente speciale Genoa-Juventus, tu ne hai vissute tante, siete pronti perché siete un po' in emergenza, dovete riscattarvi, c'è un grande pubblico, insomma si aspetta molto questa partita. Affrontare la Juve sicuramente non è facile per nessuno, lo dimostrano i giocatori che è in campo, i risultati che ha fatto in questi anni, quindi non pensiamo di andare in campo e la vinciamo sicuro. Però mai dire mai, perché mi ricordo 2 anni fa era la stessa cosa, eppure ci fu una delle gioie più belle a Marassi negli ultimi anni, quella vittoria al 94esimo che penso sia difficile da scordare. Noi entriamo in campo come abbiamo fatto con le altre grandi quando sono di qui a Marassi, per cercare di portare via punti, perché sono molto importanti, anche un punto che muove la classifica è di fondamentale importanza. È ovvio, entreremo in campo per vincere e poi quando saremo in campo vedremo cosa riusciremo a fare contro la squadra più forte d'Italia e una delle più forti d'Europa. Questo ciclo di ferro spaventa. Ma tanto prima o poi bisogna incontrarle tutte, quindi in questo momento arrivano queste squadre qui, noi sappiamo che dobbiamo fare
dobbiamo fare più punti possibile. L'anno scorso a Natale avevamo i punti che abbiamo adesso e mancano ancora, se non mi sbaglio, 6-7 partite, ci sono 21 punti, se non sbaglio, o 18 a disposizione, quindi dovremmo riuscire a fare meglio dell'anno scorso. Meglio faremo e meglio sarà per noi, ecco. Mi dici la parata più bella di questa stagione che hai fatto? Ma non lo so, ne ho fatte talmente poche che non lo so. Futuro? Si parla sempre di Perin, sempre con state grandi squadre, però sei molto legato tu a questa piazza, effettivamente. Ma sì, ma lo dimostro il legame che ho io con il Genoa, con la gente, con i tifosi, e quello che il legame che loro hanno con me, lo stesso che il legame che ho con la società, quindi il legame è molto forte. Dividersi sarà molto difficile, però non si sa mai nel calcio, però sicuramente stare qui per me è un privilegio. In Italia vai ai mondiali? Ci deve andare ai mondiali. Sappiamo che è difficile, però sappiamo che andare lì in Spagna non è... Vincere non è facile per nessuno, ma siamo l'Italia e siamo abituati a imprese anche più ardue, ecco. Una splendida serata qua al Little Club Genoa. Arriva Mattia Perin. Perché avete deciso di premiarlo? Dunque, tanto per cominciare, il Little Club è così chiamata la casa dei portieri. Da quando abbiamo dato, diciamo così, il nome Little Club Genoa a Giovanni De Pra, per noi è stata un'idea che ci è venuta, chiamiamo Little Club la casa dei portieri, così è stato. Infatti abbiamo premiato parecchi portieri del Genoa e stasera, Perin è la seconda volta tra l'altro, e stasera è una serata particolare proprio perché Perin, Mattia, lo merita, oltre per essere il ragazzo che è, attaccamento alla maglia, al sacrificio che ha fatto col Sassuolo e compagnia bella, anche perché diciamo che nazionale non è che mi sia piaciuto tanto come è stato trattato, perché qui se andiamo avanti con i discorsi, quello è più anziano, insomma mi sembrava che avrebbero dovuto perlomeno un quarto d'ora metterlo dentro, perché poi in effetti ne avrebbe avuto diritto e forse si sarebbe comportato comunque bene. E poi qua si respira aria di storia, il primo club d'Italia, è un grande onore. Ormai sinceramente ti devo dire che sono quasi stufo di sentirla dire tutte le volte questo è il più vecchio, è il primo. Però è un bel primato. Siamo un club da primato, indubbiamente lo meritiamo perché siamo nati non nel 62 come si vede scritto in tante targhe, ma bensì certificato da notai, gli stessi fondatori che sono tuttora in vita, e quindi è nato nel 59, quindi sono un bel po' di anni. Poi noi abbiamo avuto, per esempio, non so, facevamo gli aerei addirittura a Genoa, ci chiedeva 25 posti, per dire, questo è successo a Reggio Calabria, è successo a Taranto, a Bari, ci chiedevano addirittura i posti per viaggiare con noi, facevamo i treni, li facevamo completi, addirittura di 8-10 vagoni, insomma, e compagnia bella. Quindi adesso purtroppo come trasferte non è che siamo un po' tutti di una certa età, il rinnovamento ci viene un po' difficile, perché qualche giovane comincia a capire che il Little Club va seguito un pochettino, ma abbiamo avuto parecchie difficoltà con i giovani perché stranamente forse sono i tempi diversi, con tutti questi computer, telefonini, non hanno più tempo da dedicare alle associazioni. E io spero veramente che nel giro di qualche mese qualche giovane venga per poter portare avanti la vita di questo storico e grandissimo collaboratore.